Ciao ragazze, benvenute. Oggi video sui miei top detersivi per il bucato in lavatrice. Dunque, voi sapete tutte quante che io sono un'appassionata di detersivi, più che appassionata sono una vera e propria ossessionata dai detersivi. Vi mostro quindi quelli che sono i detersivi che io utilizzo per il lavaggio dei panni in lavatrice. Faccio una piccola premessa. Molte cose io non le lavo in lavatrice. Tendo a lavarle a mano quando posso. Ovviamente quando il quantitativo di questi panni è talmente esagerato da non potermi permettere comunque sia di lavarli a mano, magari faccio una bella lavatrice, anche nel caso in cui si tratti di capi delicati. Ma iniziamo con ordine. Iniziamo con ordine e iniziamo dal detersivo che io utilizzo per tutti quelli che sono i panni che io lavo a 60 gradi, quindi lenzuola, asciugamani, accappatoi e tutte comunque sia le magliette che sono bianche di cotone che utilizza che so mio marito per dormire, magliette che utilizza magari mio marito per fare dello sport, magliette che utilizzo io per fare sport, che siano però naturalmente in cotone. In questo caso io vado, ho trovato la pace dei sensi, benché io continui a provare altri detersivi continuamente, perché mi piace provare e adesso ne sto provando giusto appunto un altro. Secondo me il detersivo migliore per lavare i panni a 60 gradi è questo, è il Sole 100% bicarbonato in più bianco solare ultra. Questo è 18 misurini, questo si trova alle volte in offerta a 2 euro, il suo prezzo comunque sia intorno ai 3,50 euro. Dunque, io normalmente metto una di quelle palline del detersivo, diciamo che c'è sopra il dash, facciamo finta, ecco, quasi completamente piena. Se ho a mia disposizione riempo il tappo dosatore con del bicarbonato. In alternativa al bicarbonato a parte metto l'omino bianco, questa candeggina gentile. Io questa candeggina gentile, benché si possa utilizzare anche sui panni più delicati, io la utilizzo solo ed esclusivamente quando lavo a 60 gradi, quindi quel Sole lavatrice lì in polvere, perché quello liquido lava bene ma non lava tanto bene quanto quello in polvere, io lo vado ad addizionare di questo prodottino qua o in alternativa di bicarbonato. Per quanto riguarda poi gli ammorbidenti vi farò un video a parte. I prezzi oscillano tantissimo, si può trovare in offerta a 1,70 euro, diciamo che costa intorno ai 2,20 euro, 2,50 euro, adesso io non ricordo esattamente i prezzi, anche perché sono prodotti che ormai io compro e ricompro d'abitudine, quando li trovo in offerta ne faccio scorta. Ottimi davvero, ma soprattutto questo, come lava questo secondo me non lava, cioè come lava il detersivo in polvere a prescindere non lava nessuno, questo lava davvero bene. Ne sto infatti utilizzando un altro più blasonato di questo, ma che non lava altrettanto bene. Quando invece lavo jeans, tute scure, capi che io utilizzo quando mi alleno, quindi che so, pantaloncini, leggings, però che siano tutti quanti scuri, quindi in questo caso ad una temperatura massima di 40 gradi, e che se non si tratti di capi delicati, quindi in questo caso che so, felpe, magliette scure e così via, io utilizzo normalmente questo Perlana Rinnova 3D. Io con questo mi trovo bene, sicuramente è uno dei detersivi che io preferisco di questa tipologia
capiscuri, ormai li fanno un po' tutti quanti, ma a me piace moltissimo questo per lana qua. Anche questo, stesso identico discorso. Lo trovate sovente in offerta da Tigotà Hyper Soap Acqua e Sapone. Ovviamente, se una sa di utilizzarlo, quando lo trova in offerta tende a comprarlo e a metterlo da parte, come faccio io. Mi è capitato di non averne in scorta, di dover essere in emergenza, di comprarne di altri tipi, ma non sono rimasta ugualmente soddisfatta come questo per lana qua, che tra l'altro dovrei andare a ricomprare. Quando non ho appunto questo perlana qua per i capi scuri, in sostituzione che cosa utilizzo? Utilizzo in questo caso, quando utilizzo comunque sia quando faccio questo tipo di lavatrice, io non aggiungo ammorbidente e non aggiungo neanche la candeggina gentile, non aggiungo nient'altro, aggiungo solo ed esclusivamente l'anticalcare. Quando invece non ho quel detersivo lì a disposizione e devo fare la lavatrice, oppure quando ho in questo caso delle tute o degli indumenti, delle felpe colorate e così via da lavare, utilizzo questo prodotto qua. Questo prodotto qua è a marchio Hyper Soap e si chiama Saponaria Bucato. Allora, è un prodotto che può essere utilizzato tanto a mano quanto in lavatrice. Questo va bene sia per capi bianchi, colorati o delicati, ma io lo utilizzo per i colorati e mi può capitare di utilizzarlo qualche volta per i delicati. È un detersivo buonissimo, ha il suo tappo dosatore, voi vedete questo qua è nuovo perché l'ho comprato, in realtà l'ho comprato da un po' per tenerlo in scorta. Adesso è arrivato il momento di utilizzarlo perché questo è vuoto e questo è, quindi tocca a lui, diciamo. Questo si può utilizzare sia in lavatrice quanto a mano. Ha il suo tappino dosatore, è veramente veramente concentrato, ne bastano quindi 20 ml per lavare a mano, oppure sia anche 20 ml quando si fa il lavaggio in lavatrice, 30 ml se il bucato è particolarmente sporco. Ecco, in questo caso, se si tratta di indumenti che io ho utilizzato, perché voi dovete sapere anche questa cosa, che io sia io che mio marito non riusciamo a mettere una cosa per più di una volta. Quindi i nostri capi sono praticamente puliti. Quindi, se si tratta di felpe, comunque sia, di indumenti che si mettono per uscire, e così via, metto 20 ml di prodotto. L'unico caso in cui abbondo un po' di più con il prodotto è nel caso in cui ci siano degli indumenti che abbiamo utilizzato per fare attività fisica. In questo caso, per eliminare ogni odore strano, ogni puzza strana e così via, ne metto un filino di più. Per quanto riguarda, si parla sempre di bucato, quindi in lavatrice, ricordo sempre. Per quanto riguarda invece i maglioni, che siano di lana o che siano di cashmere, se non li lavo a mano, ma anche nell'ipotesi in cui io li lavassi a mano, utilizzerei comunque questi due prodotti. Io la lana in lavatrice la lavo con questi. Allora, il costo di questo è intorno ai 2 euro, 2,50 euro, oserei dire. Li lavo con questi due prodotti qua di Nuncas, che sono questo, il numero 1 e il numero 2. Vanno utilizzati in combo. Questo lava, questa è una sorta di balsamo che va praticamente a rendere la lana morbida e ne previene quindi l'infeltrimento. Infatti, c'è scritto balsamo rigenerante protettivo per lana e cashmere. Dunque, sono 12 lavaggi di questo. Con questo, ora non vi so dire quanti lavaggi abbia fatto. Comunque sia, questo della lana si può utilizzare sia a mano che in lavatrice. E a mano io mettevo, non mi vorrei sbagliare, dunque mettevo 2 misurini di questo quando lavavo a mano e uno quando lavavo in lavatrice. Di questo se ne mette sempre comunque sia uno. Tante volte, se voi avete anche un capo particolarmente infeltrito, che per qualche ragione, cioè, si è infeltrito, potete anche versare 2 misurini di questo in 10 litri d'acqua, mettere l'indumento in ammollo,
tirarlo leggermente con le mani, lasciarlo un pochino, non risciacquare e strizzare. Non tornerà come nuovo, ma sicuramente sarà diciamo un po' meno decisamente, non un po' meno, decisamente meno infeltrito rispetto all'origine. In questo caso questi prodotti qua, poi li vedrete nei prodotti terminati, sono prodotti che io per il momento non andrò a ricomprare perché sono prodotti che io utilizzo solo ed esclusivamente con la lana. Il loro costo è un costo piuttosto elevato, si aggira intorno ai 5 euro a flacone, ma io preferisco spendere un pochino di più e avere la certezza di non rovinare nulla. Infine, l'intimo. Io tutto l'intimo lo faccio a parte, o che si tratti di capi intimi o comunque sia di camicie in seta, vestali in seta, sottovesti in seta, io utilizzo sempre quest'altro prodotto, Ligerie e seta di Nuncas. Anche questo si utilizza in lavatrice, se ne mettono 15, mi sembra 15 ml, io ne metto veramente veramente poco. E esattamente, sì, si mettono, dipende ovviamente io parto sempre dal presupposto che uno la biancheria se la cambi quotidianamente, ecco. Comunque sia, si mette un pochino di questo prodotto, ma senza eccedere, è perfetto, mantiene praticamente le forme del capo, l'elasticità del capo, non ne rovina i colori, lascia un gradevole profumo, così come questi altri due prodottini qua. Questo addirittura dice 7 lavaggi, perché è 500 ml, mentre gli altri due sono 750 ml. Questo è 500 ml, il suo costo anche in questo caso è un costo elevato, si tratta di un costo che si aggira intorno ai 5,50 euro più o meno, poi dipende un po' dal posto dove l'ho andata a comprare, se lo trovate in offerta. Questi prodotti è difficilissimo che vadano in offerta, sono prodotti comunque sia molto molto validi, con i quali io mi trovo davvero, davvero bene. Questo lo utilizzo anche, diciamo, durante la stagione estiva per lavare, che so, i costumi da bagno, i parei, i copricostume, magari quelli un po' più carini, quelli che non sono ormai frusti, massacrati, perché quelli lì li metto magari con un po' di questo, tanto ormai sono belli che è andati, non importa. Però quelli magari un po' più nuovi della stagione in corso, che magari ho comprato e sono ancora nuovi, e li ho indossati poche volte, preferisco andare con questo qua perché è veramente un prodotto eccellente. Ripeto, questi prodotti qua di Nuncas hanno dei costi un po' più elevati rispetto agli altri detersivi, ma sono prodotti davvero ottimi. Non sono sponsorizzata, li ho pagati io con i miei soldini. Sono prodotti davvero, davvero ottimi, che io consiglio spassionatamente se una è patita del bucato. Poi ognuno in casa propria lava come vuole, fa quello che vuole. Lungi da me dall'insegnare qualcosa a qualcuno. Bene, detto questo, se voi conoscete questi prodotti, lasciatemi un commento sotto. Ditemi come vi ci siete trovati, se avete qualche detersivo in particolare da consigliarmi, consigliatemelo. I consigli naturalmente sono sempre ben accetti. Spero di esservi stata utile ed avervi tenuto un pochino di compagnia. Un bacio a tutte, alla prossima, ciao!